La Mazda CX-5 è la best seller della casa asiatica, con oltre 365.000 esemplari venduti nel 2022 e con ottimi risultati anche in questa prima parte del 2023. Ora è stata aggiornata con un miglioramento della tecnologia ed un aumento della dotazione di bordo per renderla ancora più appetibile per il pubblico. Andiamo a scoprire com'è e come va. Com'è fuori? Il SUV giapponese non ha cambiato le sue dimensioni per il Model Year 2023 ed ha il consueto spazio per i 5 passeggeri per cui è omologato. Infatti è lungo 4,58 metri, è largo 1,85 metri, è alto 1,69 metri ed ha un passo di 2,70 metri. Il Model Year 2023 della CX-5 non propone novità a livello estetico e mantiene le linee e le caratteristiche della precedente versione. In primo piano c'è sempre il design Kodo, il simbolo della casa asiatica, con un frontale caratterizzato dalla serie di elementi tridimensionali della calandra, per dare un aspetto più maturo, con le tipiche ali bombate verso l'esterno e di fari full LED anteriori e posteriori di serie, e di fare i matrix LED del nostro allestimento Takumi. Questa versione, la top di gamma del SUV asiatico, propone anche la griglia anteriore in nero lucido, gli archi passaruota ed il paraurti anteriore e posteriore in colore carrozzeria, così come i cerchi in lega da 19 pollici chrome. Inoltre si fa notare il terminale di scarico maggiorato e la presenza del tetto apribile elettricamente, aggiunto nella vettura in prova. Com'è dentro? Come dicevamo, le novità principali le troviamo all'interno dell'abitacolo, dove la qualità percepita è buona e non manca sicuramente la tecnologia, con in primo piano lo schermo centrale touchscreen da 10,25 pollici e il quadro strumenti analogico con uno schermo TFT da 7 pollici per le informazioni su guida e consumi. Partendo da quest'ultimo, è funzionale anche se buona parte delle concorrenti ormai adotta l'intero quadro strumento digitale. Mentre per quanto riguarda l'infotainment, abbiamo un sistema intuitivo e con caratteri piuttosto chiari. Tuttavia, la grafica è un po' datata e c'è quella decisione di Mazda di disabilitare il touchscreen quando si è in marcia, con l'obbligo di utilizzare il rotore posizionato sul tunnel centrale per cambiare le funzionalità. Personalmente non mi piace e mi distrae più della guida rispetto al touchscreen, ma è una scelta della casa giapponese su tutti i suoi modelli. Una delle novità del Model Year 2023 è la compatibilità anche wireless con Apple CarPlay ed Android Auto, così come lo è l'adozione delle nuove prese USB di tipo C, al posto di quelle standard. Quest'ultime sono due e si trovano sotto il vano portaoggetti del tunnel centrale, rendendole così utilizzabili sia dai passeggeri anteriori che da quelli posteriori. Per il resto, come dicevamo, abbiamo un ambiente piacevole, con i comodi sedili in pelle nappa con rifiniture deep red, riscaldabili e regolabili elettricamente. La plancia propone inserti in legno e in metal wood, per rendere l'abitacolo ancora più elegante. Com'è l'abitabilità? L'abitabilità posteriore del SUV giapponese è buona, infatti c'è un ottimo spazio per ginocchia e testa per i due passeggeri laterali. Il terzo, cioè quello centrale, è un po' più sacrificato per via di un tunnel centrale abbastanza pronunciato e del mobiletto dove sono presenti le bocchette per l'aria condizionata. Com'è il bagagliaio? Il bagagliaio della Mazda CX-5 ha un'ottima capienza che va da 550 a 1620 litri abbattendo i sedili posteriori. Abbiamo una bocca ampia, una soglia di carico piatta e c'è la possibilità di caricare quindi un'ampia quantità di bagagli. Inoltre sono presenti i ganci, una presa 12 volt e le leve per abbattere i sedili posteriori. Come va? Ed ora è tempo di metterci al volante della Mazda CX-5 2023, spinta nel nostro caso dal motore 2002 diesel Skyactiv-D da 184 cavalli e 445 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a 6 rapporti.
È un propulsore con un rapporto di compressione basso per il turbo diesel e quindi permette alla vettura di avere una gran bella progressione, sempre fluida, senza mai strappare. L'accelerazione non è fulminea, beh, d'altra parte stiamo sempre parlando di un diesel, però è sufficiente anche per superare gli incroci abbastanza velocemente all'interno della città. Il SUV giapponese diesel raggiunge i 100 km/h da fermo in meno di 10 secondi e riesce a dare buone sensazioni anche quando si alza un po' il ritmo, con uno sterzo preciso ed una buona compostezza tra le curve, nonostante il peso importante della vettura si faccia un po' sentire. Tuttavia, chi acquista un SUV pensa più al comfort che alla sportività e da questo punto di vista la CX-5 si comporta decisamente bene ed è quindi adatta anche per effettuare viaggi più lunghi. La vettura infatti è molto comoda viaggiando in autostrada con dei sedili comodi, così come la posizione di guida rialzata e la visibilità sia anteriore che posteriore. Anche le sospensioni sono tarate in maniera piuttosto morbida e assorbono bene le disconnessioni del terreno, così come è stata migliorata l'insonorizzazione all'interno dell'abitacolo, seppur questo motore diesel si senta un po' più rispetto al benzina che abbiamo provato qualche mese fa. La Mazda CX-5 ha un pacchetto di ADAS già completo, ancor di più nel nostro allestimento top di gamma Takumi, dal cruise control adattivo al mantenimento della corsia, dal riconoscimento dei segnali stradali al monitoraggio degli angoli ciechi, passando per il sistema di assistenza alla partenza in salita e alla rilevazione della stanchezza del guidatore. Inoltre, per le manovre e per il parcheggio sono presenti la telecamera a 360 gradi ed i sensori sia anteriori che posteriori. Come di consuetudine, chiudiamo dando uno sguardo ai consumi. La casa ha dichiarato un consumo medio nel ciclo combinato WLTP di 6,6 litri ogni 100 km. Noi, facendo un percorso di oltre 1000 km tra città, strade extraurbane e un ampio tratto di autostrada, abbiamo rilevato un consumo di 7,5 litri su 100 km, quindi un po' più alto rispetto a quello dichiarato. Nel benzina è stato introdotto il mild hybrid. Chissà se Mazda deciderà di introdurlo anche nei diesel per abbassare un po' i consumi. Quanto costa? La Mazda CX-5 2023 ha un listino prezzi a partire da 36.700 euro, ma per mettersi al volante della versione da noi provata, cioè il 2002 diesel da 184 cavalli con allestimento Takumi, bisogna salire a 50.050 euro. Il SUV giapponese è disponibile anche con motore 2000 benzina da 165 cavalli, 2005 benzina da 194 cavalli e 2002 diesel da 150 cavalli. Le versioni benzina sono accoppiate con il nuovo sistema M-Hybrid da 24 volt. Nel complesso, la Mazda CX-5 ci è piaciuta per lo spazio a bordo, per il comfort al volante e per un ambiente piuttosto elegante. Viceversa, la grafica dell'infotainment è un po' datata. Non si può usare lo schermo touchscreen quando si è in marcia e i consumi non sono al top. E con questo è tutto, non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motore Online e di iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video!